benvenuto a MHR The Voice of Hospitality e allo SCHOL, cena natalizia di gala, ma soprattutto i Christmas Awards dello SCHOL, che darà questa sera dei premi importanti. Allora, parliamo di intelligenza artificiale, cosa ci aspetta? Ci aspetta, diciamo, all'interno del gruppo Zucchetti stiamo portando avanti, come precedentemente aveva detto Marcello, tutta una serie di nuovi sviluppi che comprendono diciamo, che rientrano nell'area così grande, no? Perché comunque quando si parla dell'intelligenza artificiale si abbraccia un mondo che è veramente ampio, ma ovviamente noi lavorando sui prodotti abbiamo un focus molto più specifico sulle singole esigenze, sulle... Quello che noi facciamo in Libra, per esempio, è quello di aiutare gli alberghi a ottimizzare i ricavi attraverso anche l'uso dell'intelligenza artificiale che utilizziamo nel forecast, quindi nel capire, no? Nel predire il futuro. Lo utilizziamo anche in un'altra piattaforma che si chiama Destination, in cui noi aiutiamo le regioni, le DMO, quindi tutte le destinazioni a ottimizzare i flussi turistici attraverso appunto dei forecast che permettono di capire in anticipo quante persone stanno arrivando su un territorio. Facendo parte del gruppo Zucchetti abbiamo sufficientemente dati per creare queste cose. L'abbiamo predetto, insomma, allora quello anche che accadrà nel 2024, ma in realtà è capire un po' come rispondono anche il mondo, come risponde il mondo hospitality italiano, che viene spesso accusato di essere poco innovativo, essere un po' diffidente, però mi sembra che le cose stanno cambiando. Vorrei sfatare questo mito. Anche per sfatare qualche stereotipo, no, lo dico perché raccolgo sempre questa cosa e ognuno pongo il quesito. Certo. Allora, noi siamo presenti in più di 30 paesi. E posso dire con... Amano gli italiani. Che noi siamo, non siamo messi assolutamente male a livello poi tecnologico, di conoscenza, a livello di curiosità. Poi ovviamente esistono diverse situazioni, no? Che si differenziano una con l'altra, però in media io non vedo questo... ottimismo, insomma, quando si può sfatare uno stereotipo io sono assolutamente contenta. Colgo l'occasione per augurare buone feste, buon Natale e buona cena. Il vicepresidente SCHOL, che insomma non è qua a caso, fra poco daremo le premiazioni, continueremo con gli awards. Io ne ho dato uno davanti all'assessore, davanti a una porchetta, non avevo mai dato un premio davanti a una porchetta, è stato incredibile, davanti a un buffet, però è stato anche molto divertente. Grazie, buon lavoro e buona sera. Thank you.